quelli che offendono la dignità e la morale di queste persone, di noi stranieri, che non facciamo niente, solamente abbiamo voluto fare una vita, di venire da paesi lontani, di guerra, di problemi economici, per dare una vita ai nostri figli. Mi sembra che siamo noi quelli che hanno violentato o violentano la nostra dignità e la nostra morale. Sì, sono completamente d'accordo. Le rispondo una cosa, io non sono il governo italiano per fortuna. Cioè, nel senso che non rispondo per quello che fa il governo italiano. Tutto, se posso dire, non lo dico perché è meglio. Due cose che si agganciano un po' le cose già dette. Un caso un po' particolare. Un cittadino che aveva commesso un reato, è stato in carcere, ha avuto l'espulsione, è uscito CPT poi paese di origine. Ricongiunto a una moglie che non è italiana ma è regolarizzata e ha una figlia sua, ecco, ritorna in Italia. A che cosa va incontro? Lui ha commesso un reato. No, lui era già sposato, era qui, lui non aveva permesso il soggiorno, la moglie sì. Quando torna qui? Lui è qui, è tornato così. La moglie e la Bibbia, che fine fanno nei suoi confronti? E sono è responsabile la moglie di Dio. Lo dico per tutti, la domanda è, detenuto straniero finisce la pena, quindi finisce il carcere, viene rimandato nel suo paese, però in Italia ha una moglie e un figlio. Quindi poi dal suo paese torna in Italia senza permesso di soggiorno. Quindi a quel punto commette un reato. Commette un reato molto più grave di quello introdotto dal pacchetto sicurezza. Commette un reato che è punibile da 1 a 5 anni. Ma comunque, indipendentemente dal pacchetto sicurezza, questo c'era già prima. Che cosa succede alla moglie e alla figlia? Niente, cioè la moglie e la figlia non possono essere denunciate per favoreggiamento. È la stessa risposta che davo prima per il fratello nei confronti dei tre irregolari. La seconda parte della mia domanda è: una famiglia di stranieri, cioè il titolare era qui da tanti anni, è ricongiunto alla moglie e ai figli. Il figlio più grande compie 30 anni tra poco, va a scuola, ma non avrà finito la scuola superiore. Cosa succede? Può continuare fino a 20, 21, 22 anni? No. Non ha, sì, ha permesso adesso. Perché è minore? Ok, allora questa no, la domanda è: figlio invece di genitori regolari, va a scuola, quindi adesso ha un permesso di soggiorno per minore età, che cosa succede dopo, quando compie 18 anni? Come fa ad avere permesso di soggiorno? Non cambia niente, è come adesso, quindi in quel momento potrà avere un permesso di soggiorno per motivi di studio, comunque potrà averlo, oppure un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se deciderà di lavorare. Quindi da questo punto di vista non cambia niente, per fortuna. Aurelio. Buonasera a tutti. Secondo con ATM, io sono iscritto, ho la tessera e non ho il permesso di soggiorno. E il controllore dell'ATM è obbligato a chiedere il permesso di soggiorno a tutti. Allora, il controllore nell'esercizio delle sue funzioni, cioè nel momento in cui fa il controllore, una delle cose che vengono decise da questa legge è che non solo deve chiedere il biglietto, ma deve controllare se la persona che ha il biglietto ha il permesso di soggiorno. Quindi deve controllare. Allucinati. L'infamia mi sembra che raggiunga dei
La risposta è brutta, ma la domanda è giusta. La domanda è, può chiedere i documenti, quindi il permesso di soggiorno, solo se la persona non ha il biglietto. La domanda è giusta. Ok. No, non è così, nel senso che il controllore sale sul tram, tra le sue facoltà c'è quella di controllare. Nel momento in cui lui controlla, siccome di fronte a lui ha un soggetto che potenzialmente sta commettendo un reato, potenzialmente, lui può benissimo chiederlo. E se lo chiede è legittimo che lo faccia, perché è nell'esercizio della sua funzione. Potenzialmente siamo tutti, potenzialmente io posso dare un pugno a lei. No, potenzialmente perché l'interpretazione migliore è che il controllore, siccome deve solo controllare i biglietti, se non trova nessun problema non deve chiedere permesso di soggiorno. Però chi viaggia sui mezzi pubblici, come credo un po' tutti, o va sulla 90, eccetera, sa bene che già adesso il controllore chiede il permesso di soggiorno indipendentemente dal fatto che la persona abbia il biglietto o non ce l'abbia. Succede già. E ci sono delle pattuglie, soprattutto sulla 90 e 91, che sono abbinate vigili urbani e controllori dell'ATM. Cioè saranno assieme. Che saranno assieme. Quindi il problema... Ci sono dei mezzi attrezzati apposta. Sono andato a un autobus blindato. Esatto. Esattamente. Quindi... io sarei molto contento che l'interpretazione fosse la tua, però purtroppo è esattamente quello che non sta succedendo, la norma non è ancora in vigore. Quindi quando entra in vigore io temo fortemente che i controllori chiedano il documento, chiederanno. Anche perché se non chiedono il documento, essendo pubblici ufficiali, qualcuno gli potrà dire che hanno commesso omissione di atti di ufficio. Che queste norme non hanno valore retroattivo. Allora, domanda interessante anche questa, perché è la difesa del governo che leggete un po' su tutti i giornali. Allora, il governo dice, Maroni principalmente dice, ma no, tutte stupidate quelle che dicono le associazioni, perché queste norme non hanno valore retroattivo. Cosa vuol dire? Vuol dire si applicano da domani in avanti, ma non si applicano per ieri. Quindi non c'è problema sostanzialmente. O meglio, il problema ci sarà, ma per quelli che entrano dopo. Non dico chiaro, perché così lo capiamo tutti. È una menzogna, cioè è falso, è una bugia, perché la norma che prevede il reato da 5 a 10